Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è come noi abbiamo raccontato il Donbass qui in diretta tutti i giorni. Renata Littocci, cosa succede nel Donbass? È davvero ormai prossimo ad essere di Putin? E che vittoria è questa per Putin? Per un signore che era arrivato con i carri armati alle porte di Kiev e da oggi dice che deve a tutti i costi conquistare il Donbass. Insomma, facci un po' un'analisi su questo. Sì, guarda Mirta, se posso giusto due parole su poi la discussione che è stata fino adesso. Un punto perché poi si ricollega chiaramente a questa discussione sul Donbass. Quando parliamo di vittime civili, in realtà non stiamo parlando di un effetto collaterale di una guerra, tra virgolette, qualunque. Quando parliamo di queste vittime civili, così come quando parliamo dei campi di rieducazione, quando parliamo delle deportazioni, parliamo in realtà non della conseguenza di una guerra, ma tutto questo ci parla di quelle che sono le cause di questa guerra. Cioè questa è una guerra imperiale dettata da un'ideologia che non saprei meglio definire che una sorta di miscuglio osceno tra, come dire, nazismo sovietico clericale, non saprei come altro definirlo. E che dove vediamo che questo tentativo di punire la popolazione attraverso tutti questi mezzi ci parla della guerra stessa, cioè ci parla della causa della guerra stessa. Se tu mi dici, non è che succede che vengono colpiti anche i civili, l'obiettivo è radere al suolo, terrorizzare. Punire una popolazione, peraltro ricordiamo che tutte queste sono zone dove la popolazione è predominantemente russofona, quindi è punire una popolazione che doveva essere la popolazione, doveva essere un unicum con la Russia e che però non si comporta come tale. E in questo senso dico, ci parla delle cause profonde di questa guerra, che sono cause profonde che francamente, smettiamola con queste scemenze, la NATO, l'allargamento alla NATO, non c'entra nulla. Cioè pensiamo che se c'è un motivo che anche qua ci ricollega alle cause profonde di questa guerra, per cui adesso c'è un allargamento della NATO, non prima, è proprio perché altre popolazioni, in particolar modo svedesi, finlandesi, hanno la paura che avevano e che hanno avuto per anni gli ucraini. Cioè, vediamo le cose per come sono. Una seconda osservazione su anche questa discussione, no? Rampini con Mognovadia, anche le democrazie, gli Stati Uniti in primus hanno comunque, diciamo, commesso atrocità. Assolutamente sì, le hanno commesse. Ma c'è una differenza enorme, abissale, tra democrazie e autocrazie, che si chiama vergogna. Cioè la democrazia, le democrazie liberali, quando commettono queste atrocità, noi ci indigniamo. Ci sono manifestazioni, ci sono inchieste. Quando c'è stato appunto, no, scoprire le torture di Abu Ghraib, si è sollevato il mondo per questo, giustamente. Che cosa succede quando si scopre Bucha in Russia? Ci stanno onorificenze, ci sono applausi. Cioè la differenza sostanziale tra democrazia e sistemi autoritari è esattamente questa. Ridendo. Perché? Ma poi che succede dopo? Dopo Abu Ghraib che succede? Dopo che, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Noi possiamo indignarci finché vogliamo, posto che anche qui le manifestazioni vengono proibite, vengono chiusi i siti, le pagine di opposizione e vengono tolte le sale per le conferenze a chi ha un'opinione diversa, vengono controllati con mille strumenti e commissioni i media. Beh, insomma, e sui giornali, dai, c'è una che infatti oggi scoprite, che la libertà oggi improvvisamente che scoprite che la Russia non sta perdendo è uguale perdendo alla libertà che hanno i suoi colleghi indipendenti in Russia. Cioè lei veramente sta dicendo questo? No, sai qual è la perché differenza? Perché se lo sta dicendo non può esserci malafede. Non sto dicendo questo, dottoressa. Okay, benissimo, sto dicendo che noi, visto che noi abbiamo una differenza dalla Russia, ne siamo molto fieri, pensiamo di educare il mondo, andare in giro a esportare la democrazia, fare queste belle cose, allora forse dovremmo applicarla davvero la differenza con la Russia, e invece ci stiamo avvicinando a un modello che non è autocratico ma come delle colorazioni totalitarie, perché le ricordo che anche in Italia non più tardi di qualche mese fa sono state vietate le manifestazioni in piazza, è successo di nuovo questo sabato, succede regolarmente e ci stiamo avvicinando a quello che è il modello russo tanto deprecato. In più le ricordo che quelle cose che avvengono negli altri paesi, comunque scusami, no, ti ricordo che quelle che furono vietate da noi
tutta la nostra vergogna, evitate per ragioni sanitarie, perché non ci poteva sembrare, cioè non mi pare. Ma dai, che ma sono scemenze, queste sono scemenze, le ragioni sanitarie di cosa? Che poi quando c'erano le manifestazioni per il clima li facevano andare liberamente, sono le ragioni di chi comanda, che decide chi può manifestare, chi no, chi può parlare, chi no, perché la nostra democrazia sta prendendo una pessima deriva. Se vogliamo essere, sì, certo, fino a quando non sono state vietate, fino a quando le persone non venivano manganellate per strada, o prese, portate in questura o schedate, quindi di che, guarda, che stiamo sai parlando? Cosa faccio adesso? No. Scusami, ti faccio raccontare, cioè, come gestisci una non democrazia il Covid, no, perché noi cosa siamo lamentati dopo tutta questa vergogna che noi esibiamo, no, dopo dato che abbiamo parlato in Italia, però non dopo di dittatura sanitaria, adesso Forchelli ti può raccontare cosa accade in Cina, no, sul Covid, farti capire, no, perché possiamo criticare il nostro paese tutto il tempo, lo facciamo benissimo, ma non è in Cina fanno questo. Allora, come ottimista, è ottimista nel senso che lui pensa che in Italia non si parli. Dico, se cioè, anche... il punto non è sempre dire ma gli altri fanno peggio, ma allora ci sono, capito, volete il regime. No. Io vorrei che questa democrazia funzionasse come dovrebbe funzionare e non lo sta facendo. Benissimo, tant'è questo è un altro discorso, mesi, però se è mentre la Tocci ti dice dei fatti, che quella è un'autocrazia in cui quando quello fa dei delitti infernali la gente deve stare zitta, tacere, sorridere e applaudire. Scusate, non è paragonabile con noi questo. Beh, noi vediamo una parte sola, sono due giorni che su Donetsk piovono bombe, vengono colpiti asili, mercati, muoiono delle persone, delle ragazzine e non frega nulla a nessuno. Cioè, tutto questo di cosa ci vergogniamo? Ci vergogniamo anche dei missili che colpiscono la popolazione, la colpiscono da 8 anni nei territori del Donbass oppure no? E poi tutta questa vergogna, dottoressa Tocci, cosa produce? Che gli Stati Uniti o altri hanno smesso di bombardare in giro, che hanno fermato i bombardamenti dello Yemen, certo, degli io credo amici che sauditi? Lei, mi scusi, credo che si commenti da solo. Diciamo che penso di essere orgogliosa di vergognarmi quando il mio paese o l'alleanza di cui faccio parte commette degli errori. E credo che questa sia una differenza sostanziale. Pratica, non ho voglia di replicare, perché penso che quello che lei ha detto in realtà si commenti da solo. Ma certo, perché lei è moralmente superiore, no? Come sono moralmente superiori quelli che sono dalla parte della ragione, ci avete raccontato un tipo di guerra fino adesso, poi improvvisamente scopriamo che le istituzioni internazionali se ne fregano di mettere le sanzioni spietate che volevano fin dall'inizio perché giustamente hanno i loro interessi, scopriamo che la Russia, l'esercito russo non è così allo sbando come ci avete detto, infatti continua ad avanzare e la gente purtroppo continua a morire, mentre noi gridavamo a lei andiamo in guerra ad abbattere il tiranno e vedo che avete ottenuto enormi risultati, infatti tratterà Erdogan, sta trattando Erdogan, ammesso che ci riesca, quindi ci affidiamo degli allora, altri scusatemi, dittatori. Devo sentire anche il parere di Forchelli e di Cerno, scusatemi, Forchelli ancora non ha aperto bocca e nel frattempo c'è una clip della TV russa che vorrei farvi sentire.